Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row: Got Out of Hell. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata un po' stranamente, devo essere sincero, perché sincero non mi ricordavo che in questo gioco ci fosse così poco tempo, letteralmente, cioè veramente poco tempo per fare tutto quanto, nonostante alla fine la storia va avanti quasi da sola. Va veramente quasi da sola avanti. Vediamo a che punto è Satana con noi. Dai, ci siamo quasi. Torna dalle gemelle. 27.000 soldi. Eccomi che arrivo, non prima di aver preso tutti quei cluster. Fermi tutti. Ecco fatto. Dicevamo, ciao gemelline. Great job. Centerpole is on the ropes. Keep the pressure on and downtown will be ours in no time. Certo. I liked Shakespeare before. I fucking love him now. Benissimo, allora. Di nuovo Dex, fermati Dex, vieni qua. Eccomi che arrivo. Mi dispiace Dex. Ormai penso, boh, un altro paio di incarichi e dovremmo esserci. Vediamo come possiamo aiutare Shakespeare. Ehi, ciao! Vedo che c'è Yorick in mano. Secretly longed for overt control of the entertainment district. If only someone could act on behalf of the boss. Questo tizio che ci guarda male. Ehi, scemo. Vai, la zona di vandalismo. Vandalismo di solito è una delle attività più redditizie. E andiamo a distruggere un po' di cose insieme a un carro armato. No, non abbiamo carro armato, abbiamo solo il lanciaranocchie. Ottimo. Let's play. Speriamo allora. Aia, 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 aia. Ecco, speravo proprio non succedesse esattamente questo. Spero però che il lanciaranocchie sia potenziato al massimo a questo punto. Dovrei potenziarlo e lanciare ranocchi. Il problema è che ho più necessità di altre armi prima di quello. Guarda quanti cavolo di taxi che ci sono. Ecco fatto. Distruggiamo un po' il tutto. Ecco fatto. I cattivoni poi esplodono immediatamente e sono fonte di facile guadagno. Però cavolo, abbiamo... Che è successo? Ah ok, dicevo che è successo. Abbiamo ancora 2 minuti e mezzo e dobbiamo solo fare altri 30.000. Veramente questo gioco l'hanno, secondo me, rushato un bel po', eh. Secondo me questo titolo l'hanno veramente velocizzato in tutti i modi possibili, veramente. Ed è un peccato perché il concept concept suo secondo me poteva essere sfruttato al meglio. E me ne rendo conto solo adesso rigiocandolo, perché la prima volta ammetto di non aver fatto minimamente caso a tutto questo, perché era un nuovo gioco di Saints Row, aveva un bel concept e stavo giocando, ero felice, ero contento con me stesso. Non c'era nulla che non andasse dal mio punto di vista in quel momento. Altra gara di volo. Oggi facciamo solo quelle, insomma. Vai. Ok, vediamo di prendere l'oro anche a questo giro. Vediamo, abbiamo 1 minuto e 40 secondi. Volendo, credo che ce la possiamo fare. Credo che possiamo farcela. Soprattutto se non seguiamo il percorso di sfere, ma tagliamo bellamente e continuiamo ad usare il battito di ali nel momento giusto. Tipo adesso. Ecco fatto, ricaricato. Vediamo, vediamo, vediamo. Ce la dovrei riuscire a fare. Ce ne mancano solo 4. Dai che abbiamo preso velocità. Dai. Ultimo. No, no, no. Ok. Quando è andato contro il muro subito ho pensato malissimo. Però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. E in teoria dovremmo esserci. In teoria, ecco appunto. Perfetto. I'll be right there.
Brava Jezebel. Jezebel's plan worked flawlessly, and when the time was right, she made her way to the bowels of the palace. Nelle viscere del palazzo, but a casa sua. She successfully managed to breach the castle walls to let Johnny in. She did not go unnoticed. Put that toy down, Mr. Gat. Mr. Gat. Why would I do that? Oh, because if you don't, I'll break Jezebel's beautiful neck. She's your daughter. I'll say something kind at her funeral. Drop it. I knew it. It's you. It's always you. It's always been you. Wait, what you talking about? You love her. I really don't. You love her! Johnny, my boy! I misjudged you! You've shown loyalty by walking into hell. You've shown cunning by robbing me. You've shown brutality by killing my generals. And now you're willing to sacrifice yourself for my daughter. You're the man who should be my son. Defiant to the end. Now listen, boy. You've proven your spirit, but don't presume to push me further. Let him go. Not now, Jesse. The men are talking. Ti ho detto, lascialo stare. Let him go. Look how you inspire her. She wants to kill me. You bring out the best in her. Ah, ti ringrazio. I'll offer you a deal, Mr. Gat. Marry my daughter, and I'll allow your companion to leave with the blessing. Alla tua amica. Sono un maschio, non vorrei dirtelo. You know where to find me. Sì, capo. The president's soul was within Johnny's grasp. All he had to do was marry Satan's daughter. Già. E la cosa buona adesso è che non abbiamo più un limite di tempo. Raggiungi il balcone di Satana. Adesso l'indicatore è a posto. Il che vuol dire che possiamo fare tutte le altre missioni senza nessuna ripercussione. Oh, segugio di collezionabili, ottimo. Quindi direi, tanto gli incarichi sono fatti i minigiochi in sostanza, a parte questo, matrimonio a monte. Io direi, ci facciamo tutte quante le cose, ovviamente off camera, me le faccio io tranquillamente, e ci vediamo direttamente al matrimonio, così intanto farmi un po' di soldi, un po' di esperienza. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!